Salve, sono Riccardo Fanelli, ancora con voi una volta per parlare di pesca. Ma questa volta parleremo di pesca tropicale, il sogno di tutti i pescatori. Pesca ai tropici non vuol dire sempre grandi pelagici oceanici, può voler dire anche piccola traina, spinning e mosca. Tecniche in cui ci si può cimentare con attrezzature ultraleggere per catturare bonefish, tarpon, barracuda e grandi carangidi. Per vivere insieme questa avventura andremo a pescare ai Jardines de la Reina, nella parte meridionale dell'isola di Cuba. Le barriere coralline e le formazioni rocciose presenti nelle acque tropicali ospitano un ecosistema completo. Le miriadi di piccoli pesci che popolano l'immediato sottocosta rappresentano la base alimentare di molti predatori, e fra questi il barracuda, che a volte si avventura in caccia fino in poche spanne d'acqua, è per la popolazione della barriera uno dei pericoli più seri e costanti. Abitanti permanenti dei fondali corallini sono anche le cernie, altra categoria di predatori insaziabili che invece di cacciare in acqua libera come i barracuda, preferiscono occupare una tana sicura e da lì sferrare l'attacco sulle vittime di passaggio. Altri predatori pelagici che si avvicinano alla costa per cacciare sono i carangidi. Nelle immagini osserviamo un piccolo banco di jackcrevel che cacciano in superficie. Questi carangidi sono lontani parenti delle nostre ricciole, delle quali posseggono la stessa aggressività e potenza. Ma nelle acque che bagnano molte delle isole caribiche esiste un altro predatore, molto ricercato dai pescatori sportivi per l'eccezionale difesa che oppone alla cattura. Si tratta del tarpon, che solitamente vive in acqua bassa nelle lagune, ma che non disdegna gli alti fondali rocciosi. Questo splendido pesce è considerato tra i più sportivi da pescare con attrezzi leggeri. La zona che abbiamo scelto per cimentarci nelle tecniche leggere di pesca tropicale è caratterizzata da una serie di canali che si intersecano in mezzo a formazioni di mangrovie. Queste vere e proprie foreste semisommerse creano un ambiente ideale per molte specie di pesci e conseguentemente per molti predatori. Nei canali la vegetazione è incredibilmente rigogliosa e dà vita a un mosaico di piante e acqua molto suggestivo e unico nel suo genere. E qui, seminascosto tra le mangrovie, sorge l'albergo galleggiante della Press Tour, che sarà la base per le nostre battute di pesca, una struttura nuovissima dotata di 10 cabine e di tutti i comfort, dall'aria condizionata all'acqua calda, per non parlare di una cucina da cui escono solo pesci appena pescati, gamberi ed aragoste. L'albergo è situato in posizione strategica al centro dei Giardini della Regina, un piccolo arcipelago ancora turisticamente vergine. Dall'albergo si possono raggiungere in pochi minuti sia i bassifondi che ospitano tarpon e bonefish, sia la barriera esterna con tutti i suoi predatori abituali. In questa piccola ma splendida avventura di pesca ci accompagneranno due tra le più famose guide della zona, Pedro e Cochi. Oltre ad essere perfetti conoscitori della zona, sono loro stessi eccellenti pescatori e soprattutto sono amanti delle attrezzature leggere, con le quali anche un pesce di medie dimensioni può far vivere un'esperienza entusiasmante. Caricata l'attrezzatura a bordo, i nostri due amici prendono il largo per portarsi in prossimità della prima pass, situata a circa 200 metri dall'albergo galleggiante. Le pass sono i canali che permettono l'entrata e l'uscita dell'acqua dalle lagune o dagli atolli corallini. Durante i cambi di marea vi si creano correnti fortissime che le rendono ideale territorio di caccia sia per i pesci della barriera che per i pelagici che si avvicinano. Cominceremo a pescare a traina leggera, tecnica in grado di garantire un numero altissimo di ferrate. Le nostre guide hanno deciso di pescare con canne molto lunghe e flessibili, abbinate a mulinelli a tamburo fisso, caricati con lenza da 8 e 12 libbre. Le esche più usate per questa tecnica sono i minnow, le imitazioni di piccoli pesci, che a seconda della profondità dell'acqua possono essere sia galleggianti che affondanti. Si possono avere buoni risultati anche con i popper, esche specifiche per lo spinning, ma valide anche in traina. Le colorazioni più gradite dai predatori tropicali sono in genere quelle caratterizzate da colori sgargianti, ma specialmente nei momenti di sole basso non sono da escludere quelle classiche con dorso scuro e ventre bianco. Altre esche utilizzate in questa tecnica sono i plug, simili ai minnow ma senza paletta, e gli squid, imitazioni siliconiche di calamari molto utilizzate nella traina d'altura.
Le esche artificiali vanno sempre collegate alla lenza in bobina con un terminale di maggior diametro. In questo caso, Pedro utilizzerà uno 0,60 con aggiunti circa 50 cm di cavetto d'acciaio. Le esche sono finalmente in pesca e, secondo le previsioni, non dovremmo attendere molto per la prima ferrata. E infatti Cochi nota il cimino della canna flettersi e prontamente ferra, dando inizio al primo entusiasmante combattimento. La prima preda è un barracuda che per la sua ingordigia non ha minimamente notato la differenza tra un pesce finto e uno vero. Nonostante il barracuda non sia un eccezionale combattente, insidiato con attrezzi leggeri è in grado di mettere a dura prova l'angler. Come possiamo vedere dalle immagini, Cochi non recupera la preda girando semplicemente la leva del mulinello, ma pompa con il braccio sinistro recuperando poi l'enza mentre riporta la canna verso il basso. In questo modo è possibile recuperare la preda come se si pescasse con un'attrezzatura da traina con mulinello a tamburo rotante. Il pesce, ormai stremato, si lascia portare sottobordo senza opporre ulteriore resistenza. Il particolare valore alimentare di questa specie per i cubani impone la raffiata in modo da evitare di perdere all'ultimo momento quello che diventerà l'ospite principale della tavola serale. Si tratta di un esemplare di discrete dimensioni, anche se in aperto oceano questi pesci possono superare i 30 kg di peso e i 2 metri di lunghezza. La micidiale dentatura del barracuda impone sempre l'impiego di una pinza per estrarre gli ami, un attrezzo sempre utile perché nelle acque tropicali non sono pochi i predatori dotati di denti pericolosi. Pedro ha deciso di cambiare esca e monta uno squid, un'esca che, se trainata a bassa velocità, può essere tirata e mollata in modo da farla apparire come un vero calamaro. Bastano infatti pochi minuti perché la canna si fletta nuovamente. Pedro la estrae rapidamente dal portacanna, ferra con forza e dalla reazione statica e potente della preda riconosce con facilità il pesce. È una cernia e occorre pompare immediatamente per evitare che il pesce si intani o strusci la lenza sul corallo. Nonostante la lenza sottile, nella prima fase del combattimento conviene a volte tirare al limite del carico di rottura per evitare di perdere il pesce all'amato. Con la tecnica e l'esperienza di Pedro, il pesce ha però poche possibilità e in pochi minuti la preda è vinta, una bella cernia che viene a galla a pochi metri dalla barca. Questo predatore vive e caccia in prossimità della propria tana e, se si sente minacciato, si infila velocemente tra le rocce e i coralli, incastrandosi ed eludendo qualunque tipo di terminale. La cernia è una preda molto comune in queste acque, presente con diverse specie, tutte molto apprezzate per la bontà delle carni. Pedro e Cochi si portano in pesca nella parte esterna della pass, dove il rialzarsi improvviso del fondale crea delle onde lunghe, nelle quali spesso si mettono in caccia i predatori pelagici. Un'altra ferrata e inizia un nuovo e divertente combattimento. Cochi, nel frattempo, ha notato una toccata anche sulla sua canna e, recuperando velocemente, cerca di indurre il predatore ad attaccare. La preda ha ceduto in breve tempo, segno evidente che non si tratta di un pesce molto grande. È infatti un king mackerel di circa 3 kg, un predatore oceanico che di tanto in tanto si avvicina alla costa per cacciare intorno alle barriere coralline. Il king mackerel, più comunemente conosciuto come kingfish, è uno sgombride che appartiene alla stessa famiglia del wahoo, dal quale si differenzia solamente per l'assenza di strisce verticali sul corpo. La sua reazione, una volta ferrato, è violentissima ed entusiasmante per il pescatore, ma di breve durata proprio per il grande dispendio di energie. Cochi, infatti, non ha nessuna difficoltà a recuperare il pesce, ormai vinto, issandolo a bordo per la coda. Lo strip bait, l'innesco con la striscia di pesce, è una delle esche più catturanti. A seconda delle zone può subire variazioni tecniche, ma in genere viene eseguito con un amo singolo del 9-0, in modo da poter garantire la ferrata anche con prede di grandi dimensioni.
La striscia si ricava dal ventre di un pesce, preferibilmente un piccolo tonno o anche, come nel nostro caso, un barracuda. La carne si presenta morbida e brillante, ma il taglio andrà eseguito a regola d'arte perché la sua forma dovrà conferirgli un movimento sinuoso in modo da farla apparire in acqua come un pesce in movimento. Una volta asportata la parte ventrale del pesce, si dovrà ripulire con cura e modellare a seconda del tipo di innesco che si intende effettuare. Koki, ad esempio, sta eseguendo un innesco che risulta tra i più rapidi, utilizzando un sottile filo di rame con un'estremità già fissata sull'amo. Il filo di rame viene inserito come un ago nella parte anteriore dell'esca, dopodiché si trapassa la striscia al centro con l'amo e la si lega saldamente. L'innesco acquisterà in questo modo una buona idrodinamicità e non si sfalderà sotto l'azione dell'acqua. Nella traina d'altura veloce, questo innesco è il più utilizzato per predatori come pescivela, dorado e wahoo, usato da solo, come in questo caso, o arricchito con octopus o piccoli cona in gomma siliconica. La striscia di pesce singola o abbinata a un'esca artificiale viene impiegata anche e soprattutto da quelle popolazioni che traggono dalla pesca il proprio sostentamento alimentare. Nel nostro caso, la metteremo in pesca a velocità media, in modo da interessare sia i predatori più veloci che quelli più lenti. Pescando con esche naturali bisogna ferrare non appena si avverte la flessione della canna, ma a volte, se la preda non rimane ferrata, è necessario recuperare a strappi l'esca per renderla più attraente. In questo caso, Koki è stato molto abile e il predatore, sentendosi allamato, parte con una fuga incontrollabile in direzione opposta a quella della barca. Si tratta di un altro barracuda, un predatore per eccellenza, ingannato da una striscia ricavata da un pesce della sua stessa specie. L'aggressività di questo pesce è spesso unita a una forte territorialità che lo porta ad attaccare a volte soltanto per difendere la propria area di caccia. Il barracuda è diffuso in tutte le acque tropicali, con altissime concentrazioni nei Caraibi e nell'Oceano Indiano. Allo stato giovanile si sposta e viaggia in banco, mentre allo stato adulto diventa solitario o tutt'al più si unisce in piccoli gruppi. È possibile incontrarlo in aperto oceano o lungo i reef, ma si addentra anche nei bassi fondi dei flats e delle lagune, nuotando anche in pochi centimetri d'acqua. Nessuna meraviglia, quindi, che sia tra le prede più comuni delle acque tropicali. Koki ha portato anche questo esemplare a tiro di raffio e Pedro non si lascia sfuggire un altro bottino che andrà ad arricchire la dispensa. In mancanza di celle frigorifere, a Cuba, come in moltissime altre località molto calde e con una bassa percentuale di umidità, questi pesci vengono sfilettati, salati e seccati al sole, in modo da assicurare una duratura conservazione. Ci portiamo ora nella parte interna della Pass, caratterizzata da acque più calme e fondali più bassi. La flora e la fauna alle latitudini tropicali si manifestano con una moltitudine di colori, dando vita a spettacoli di bellezza eccezionale. In queste zone si può praticare una delle tecniche più divertenti, lo spinning, che consiste nel lancio e il recupero di esche artificiali. Questa tecnica è nata in acqua dolce, ma resta il più vicino possibile alle formazioni coralline, dove è più possibile trovare i predatori in caccia. Le nostre guide utilizzano canne lunghe oltre 2 metri in fibra di carbonio, di potenza adeguata per lanciare minnow di peso compreso tra i 10 e i 40 grammi. Koki ha notato un'ombra che si aggira lentamente su un fondale sabbioso e con molta abilità cerca di far passare l'artificiale nel suo raggio visivo. Il barracuda non si lascia sfuggire un facile pasto e il bloccarsi improvviso dell'esca segnala la ferrata. Dopo un attimo di esitazione, il pesce, sentendosi tirato, parte con una veloce fuga per cercare di liberarsi. Koki e Pedro utilizzano lenze molto sottili, nell'ordine delle 6 o 8 libre. La flessibilità della canna e la frizione del mulinello sono quindi le uniche garanzie contro le testate e le fughe del pesce. L'abilità dell'angler in questo caso sta nel capire quando si deve lasciare filo al pesce e quando invece lo si può leggermente forzare.
I pericoli maggiori per le lenze, in questo caso, sono i coralli, molto taglienti e in grado di recidere anche un nylon di grande diametro. La preda è arrivata sotto bordo, ma in questo caso la ridotta taglia non ne giustifica l'uccisione. Se il pesce non raggiunge dimensioni soddisfacenti ai fini alimentari, viene rilasciato, come è consuetudine in tutti i mari tropicali del mondo. Un po' indebolito e forse impaurito, il nostro giovane amico non sembra aver risentito molto della cattura e se ne va tranquillo, pronto a riprendere la sua attività di predatore. I lanci continuano e si cerca di portare le esche su varie profondità e in diverse direzioni. Ma ecco che Pedro avverte una toccata sulla canna e ferra con decisione per permettere alle ancorette del minnow di penetrare nel palato del pesce. La potenza della preda allamata è subito chiara e Pedro si porta immediatamente verso prua mentre Koki avvia il motore per andare lentamente in direzione del pesce in fuga. Pescando con monofili sottili bisogna agevolare l'angler con il motore della barca cercando di seguire la preda per limitare la fuoriuscita della lenza. Questa volta il pesce non è un barracuda, ma si tratta sicuramente di un altro grande predatore che darà filo da torcere al nostro amico cubano. Ecco la sagoma scura che sale dal fondo. Si tratta di un carangide, pesce che per la sua forza e per la forma stessa del corpo offre molta resistenza alla cattura. Tutti i carangidi oppongono in acqua una strenua difesa, arrendendosi solo dopo aver speso l'ultima goccia di energia e, nonostante si facciano avvicinare presto alla barca, sono pronti a ripartire con fughe lunghe e costanti. Pedro, nonostante sia abituato a prede impegnative, si trova di fronte a un combattimento in cui i vantaggi per la preda sono altissimi e soltanto l'abilità e il controllo delle proprie reazioni possono decretare il successo finale. Ecco che finalmente il pesce sembra allentare la tensione e Pedro lo può avvicinare lentamente all'imbarcazione. A questo punto la raffiata va eseguita con precisione nell'unico momento in cui il pesce si trova a tiro. Farlo ripartire, infatti, potrebbe significare perderlo. I nostri amici ci mostrano la meritata preda. Si tratta di un Jack Rival che farà fermare l'ago della bilancia sui 10 kg. Un risultato ottenuto con il massimo della sportività. Ci spostiamo ora nei flats, specchi d'acqua caratterizzati da fondali bassissimi situati alle spalle delle barriere. I flats presentano un fondo fangoso con un'alta percentuale di alghe e microorganismi. Sono molto ricchi inoltre di piccoli pesci e gamberetti, che sono la base alimentare di molte specie. In queste aree apparentemente statiche si svolge però una vita molto attiva. I predatori entrano con l'alta marea in cerca di piccoli pesci ed esiste una popolazione stanziale composta da una specie che si può trovare soltanto in questa situazione. Il bonefish è infatti un pesce che si trova soltanto nei flats e in particolar modo in quelli caraibici. Le nostre guide ci hanno portato in una zona dove questi pesci si insidiano a vista con uno dei sistemi più divertenti e sportivi, la mosca. Una volta avvistato il banco, bisogna eseguire il lancio in modo che il piccolo artificiale si poggi a poche decine di centimetri dai pesci, senza che la presenza dell'uomo li metta in allarme. La tecnica per indurre il bonefish ad attaccare consiste nel recuperare la mosca a piccoli strappi. Anche questa volta Pedro non ci ha deluso, ferrando un bonefish in pochi minuti. Questo pesce, non appena allamato, parte con una fuga potente e velocissima ed è capace di scaricare senza problemi anche 100-120 metri di lenza tra coda di topo e backing. La sua difesa è considerata una tra le più tenaci in rapporto al suo peso ed è un pesce ricercato da tutti i pescatori sportivi del mondo. Dalla potenza e dalla velocità di fuga, Pedro si rende conto di avere a che fare con un pesce di discrete dimensioni e non ostacola quindi le sue sfuriate iniziali. Soltanto quando il bonefish rallenta la corsa si può cominciare a recuperare lenza, sempre pronti però a concedere filo per agevolare un'eventuale fuga improvvisa del pesce. Il recupero è sempre caratterizzato da testate e continue variazioni di direzione che rendono il bonefish una preda esaltante per chi nella pesca ama soprattutto la sportività. Arrivato a pochi metri da Pedro, il pesce allamato è ancora carico di energia e tenta tenacemente di riguadagnare la libertà, non sapendo che gli sarà comunque resa. È infatti costume e tradizione, qui a Cuba come nelle altre zone in cui si pratica la pesca al bonefish, rilasciare tutte le prede catturate.
Come previsto, si tratta di un esemplare di buone dimensioni, in considerazione del fatto che il Bonefish supera raramente i 6 kg di peso e che gli esemplari che sfiorano i 2 kg sono già da considerarsi di buona taglia. Avvicinandolo molto lentamente, dopo averlo fatto stancare, è possibile afferrare il terminale e considerare concluso con buon esito il combattimento. Il Bonefish è un pesce splendido, caratterizzato da un colore argento vivo e dalla particolare bocca che si apre nella parte inferiore della testa. Per la pesca del Bonefish a mosca si utilizzano canne da 8-9 piedi in fibra di carbonio, attrezzi concepiti appositamente per prede molto impegnative. I mulinelli devono essere in grado di contenere, oltre alla coda di topo, almeno 100 metri di backing in dacron. Per il Bonefish si usano code da 6 o da 8. Le mosche che si utilizzano per questa pesca vengono montate su ami del 4 o del 6. Le colorazioni principali sono quelle che ricordano piccoli pesci o gamberetti, arricchite con striscioline di colori riflettenti. Nonostante si peschi su fondali bassissimi, possono essere appesantite con occhietti metallici. Ci spostiamo lentamente all'interno dei flats, percorrendo i suggestivi canali che si creano in mezzo alle mangrovie. Nonostante il fondo sia fangoso, l'acqua si mantiene sempre molto limpida, creando un effetto incredibilmente affascinante. Le mangrovie sono piante tipiche delle coste tropicali. La loro caratteristica sono le radici aeree che formano il groviglio di rami che si intersecano fino a raggiungere il fondo. In questa particolare area, le mangrovie ospitano un ecosistema che va dal semplice microorganismo alla cernia gigante, passando attraverso moltissime specie di pesci e crostacei, tra i quali l'aragosta, che a volte vi si rifugia in gruppi di decine e decine di esemplari. Un'abitudine che i cubani conoscono bene, tanto da essersi creati fra le mangrovie delle vere e proprie riserve personali. Gli spostamenti all'interno dei flats sono necessari per individuare i Bonefish. Come accennato, infatti, questi pesci si pescano a vista, cercando di cogliere il movimento di pinne e code in superficie o la macchia di fango sollevata dal loro grufolare sul fondo. Per individuarli ci vuole però buona vista e molta esperienza. A causa dei fondali bassissimi, occorrono imbarcazioni leggere che nel caso possano essere spinte con un'asta. I nostri due amici hanno intravisto alcuni Bonefish, ma per non allarmarli preferiscono avvicinarvisi a piedi. Pedro riesce a lanciare con precisione quasi millimetrica e, dopo aver posato delicatamente la mosca davanti ai pesci, la recupera con gli strattoni corti e secchi che caratterizzano questa pesca. Il Bonefish non esita e attacca il piccolo artificiale, partendo poi con la fuga incontrollabile e lunghissima che caratterizza la sua difesa. Per Pedro, pescare questi pesci con la mosca è quasi un'abitudine. Per passione e per necessità, ha scelto infatti una professione che lo porta ogni giorno a contatto con il mare e con i pesci. Ma anche per lui lo spettacolo della natura e la lotta con una preda così combattiva sono una continua fonte di emozioni. Per noi, invece, che ovviamente non vi siamo abituati, queste situazioni sono un'esperienza unica e indimenticabile. Nel magico silenzio dei flats cubani, circondati di sola natura, la nostra presenza appare quasi un sogno. Il sogno di questo Bonefish, invece, è semplicemente quello di riavere la propria libertà, di tornare al suo mare non ancora raggiunto da quel messaggio così tipicamente umano, a base di rumore, fumo e cemento. Ancora qualche istante da protagonista, facendolo posare davanti alla telecamera. Poi, maneggiandolo con grande delicatezza, il Bonefish viene slamato. Rimesso in acqua e fatto riossigenare, il piccolo pesce può riprendere tranquillamente la via del mare, portandosi dietro solo un po' di stanchezza e di spavento. Dalle acque bassissime delle flats ci portiamo in una laguna con acque leggermente più profonde alla ricerca dei tarpon. L'indole di predatore prevalentemente notturno porta questo pesce a stazionare al riparo delle mangrovie durante le ore di luce.
La particolarità della pesca al tarpon in queste acque è la ricerca che si effettua in mezzo a canali di mangrovie, infilandosi a volte in grovigli di vegetazione quasi impraticabili, dove non ci si immaginerebbe mai di trovare un banco di tarpon con esemplari che possono superare i 20 kg di peso. Le guide conoscono a memoria questo labirinto e sanno esattamente dove andare a cercare i pesci. La pesca a mosca del tarpon si effettua con canne da 9 e 10 piedi e code di topo nelle misure che vanno dal 10 al 13. Le code più usate sono quelle denominate bass taper. Il rumore della nostra imbarcazione mette in allarme un trigone che stazionava tranquillo sul fondo, facendolo fuggire via. Ma ecco che le nostre guide hanno avvistato alcuni tarpon e cercano di lanciargli la mosca il più vicino possibile. Per la pesca al tarpon si usano streamer montati su ami che vanno dal 3.0 al 5.0. La particolare conformazione della bocca del tarpon, ricoperta di placche ossee, impone un'accurata affilatura delle punte degli ami, condizione necessaria per assicurarsi una ferrata tenace. Pedro e Cochi hanno avvistato alcuni tarpon che si spostano lentamente sotto le mangrovie. Adesso l'abilità sarà quella di lanciare la mosca anticipando il movimento dei pesci e di recuperarla con piccoli strappi. Eccolo, il tarpon ha abboccato e immediatamente dopo la ferrata inizia il combattimento caratterizzato da salti ed evoluzioni fuori dall'acqua. Pescando il tarpon in mezzo alle mangrovie, si rischia costantemente che durante il recupero il filo vada a incastrarsi in mezzo ai rami, ma in questo caso la piccola mole del pesce non ha creato problemi e Pedro può facilmente vincerne la resistenza portandolo sotto bordo in pochi minuti. La pesca del tarpon sia a mosca che a spinning impone per tradizione il rilascio della preda, anche in considerazione del fatto che le sue carni non sono particolarmente appetibili. Normalmente l'operazione di rilascio può essere effettuata in acqua. In questo caso, però, per offrire un'immagine della bellezza di questo pesce, la preda viene salpata a bordo con l'aiuto di un guadino. Naturalmente, dopo aver preso tutti gli accorgimenti necessari per non comprometterne la vitalità. Nonostante le sue dimensioni non siano entusiasmanti, il pesce ha ancora energia da vendere e continua a combattere vivacemente sotto bordo. Ma alla fine viene quasi fatto entrare a forza nel guadino per essere finalmente salpato. Chiudiamo le nostre immagini sul tarpon e salutiamo gli amici che ci hanno accompagnato in questa splendida avventura, facendoci scoprire un nuovo volto della pesca in acque tropicali, dove alle emozioni delle catture si affianca la bellezza di una natura ancora incontaminata.